Benvenuti a questo nuovo video. In questo nuovo video tratterà la pulizia di due armi storiche che si sono confrontate nella Seconda Guerra Mondiale, il K98 e il Mosin Nagant nella versione 91-30. Lo smontaggio e la pulizia di queste due armi è semplicissima, in quanto è sufficiente rimuovere l'otturatore girevole scorrevole da entrambe le armi, per poter scovolare la canna. Questa è la classica pulizia da campagna, senza stare a rimuovere legni, serbatoi e quant'altro. Si differenziano in poche cose per lo smontaggio. In tutti e due i casi andrà girato, famoso modo, quindi girevole, scorrevole, girato e posto fino in fondo. Per la rimozione del K98 abbiamo questa appendice, che provo ad avvicinarla, che è questa, che andrà spostata verso l'esterno in questo modo, che è l'unghia estrattrice che fa anche da fermo. Quindi la portiamo verso l'esterno e proseguiamo con l'azione retrograda. E abbiamo smontato l'otturatore dalla sua sede. Questo ci permette di avere la canna fino alla camera di cartuccio e relativazione libera, quindi ci consente la pulizia del tipico 8 mm Mauser 8x57 JS. Nota su quest'arma: quest'arma è forse una delle poche ad avere la bacchetta di pulizia che non consente la pulizia dell'arma, perché era pensata per essere usata insieme ad altre due, quindi per pulirla completamente dovreste averne tre. Infatti, se noi andiamo a svitarla dalla sua sede, con tutti i cristi che si tirano fuori, ok, noteremo che sul fondo è filettata e sulla punta ovviamente è filettata ed è molto corta a confronto della canna stessa, tanto per fare un rapido confronto. In teoria in squadra si dovevano aggiungere le altre due, quindi veniva un tre pezzi e si poteva procedere alla pulizia. Quindi procuratevi una bacchetta, che quella in dotazione non va bene. Questa è una particolarità del K98. Quindi semplicissimo, per rimetterla in sede, l'azione, non c'è più bisogno neanche di tirare verso l'esterno la linguetta dell'unghia estrattrice che fa da fermo. È sufficiente spingere. Fa questo scatto. Adesso io con il dito abbasso l'elevatore dei colpi perché fa da fermo. E l'azione è a suo posto. Nel Mosin Nagant invece, che adesso vado a prendere, la rimozione dell'azione è semplice anche qua. C'è il trucco, perché questo non ha unghie estrattrici o altri aggeggi come si trovano tipicamente nei fucili bolt action, ma per la rimozione, una volta che abbiamo portato l'azione indietro, andrà premuto il grilletto, quindi premiamo il grilletto e possiamo sfilare l'azione. Anche questa, di conseguenza, ce la troviamo pronta per la pulizia. Possiamo pulirla con i soliti attrezzi, quindi bacchetta, scovolo. Consiglio sempre che se ne dica l'olio motore. L'olio motore sembrerà banale, sembrerà stupido, sembrerà un prodotto non adatto alle armi perché la gente pensa che boh, abbiano un'anima propria, ma in realtà per pulire la canna, per togliere i residui di combustione data dalla polvere, quindi carbonosi e quant'altro, è uno dei migliori sistemi. Infatti, se ci si pensa un attimo, il motore delle nostre vetture non fa nient'altro che delle esplosioni, un motore a scoppio, nei diesel addirittura a combustione con dei detriti migliaia di volte
peggiori della singola dose di polvere da sparo, con dei movimenti continui, eppure lo mantiene efficiente e pulito all'interno un buon olio. Nelle armi avviene la stessa cosa. Anziché avere la camera di scoppio e il pistone, avremo il proiettile, la propulsione data dalla carica di lancio e la canna che fa da cilindro. In un certo senso, ovviamente è un paragone molto ostico, lo so anch'io, non professionale. Per il rimontaggio, forse ho saltato, bisogna fare in senso inverso, la si avvicina all'azione. La si tiene in tensione, si schiaccia il grilletto e permette questo di portarla al suo posto. Come vedete, semplicissimo. Questa la bacchetta è abbastanza lunga per poter fare la pulizia, però siccome sono armi ex ordinanza di un certo tipo, io personalmente preferisco usare una bacchetta che compro, si rovina, si usura, si segna. Qualunque cosa gli possa succedere non mi interessa, vado in negozio e ne compro un'altra. Mentre queste è magari un po' più complicato se non si ha a disposizione zone abbastanza rifornite o armerie competenti. Nient'altro, per la pulizia è tutto qui. In un prossimo video mostrerò l'azione in sé sia del Mosin Nagant che del K98, lo smontaggio e le varie particolarità. Una che vi voglio accennare subito è la sicura poco conosciuta del Mosin Nagant. A differenza di altri otturatori girevoli scorrevoli o altre armi dove hanno traversini, sicure, bandieruole, il Nagant era conosciuto dai fanti per spaccare le mani, soprattutto nel freddo della Russia. Perché una volta che l'azione è pronta allo sparo, bisogna prendere il nottolino dietro, tirarlo verso di sé, ruotarlo di 45 gradi in senso antiorario per metterla sicura. Facendo questa operazione, il grilletto gioca a vuoto perché non tocca più sul sgancio. Ovviamente in senso opposto, quindi tirando indietro dalla posizione di sicura e mettendolo a ore 12, è pronta al fuoco. Spero che il video vi sia stato utile, molto rapido, ma essenziale. Vi saluto e al prossimo video.